Male per il Gualdo ha perso l'incontro doppio, oggi ha vinto la partita, ha vinto per 3-2, un 3-2 che non è sufficiente per passare il turno per il 2-0 che c'era stato a Nocera inferiore, ma il Gualdo avrebbe meritato ben di più, era riuscito ad andare in vantaggio al quarto d'ora del primo tempo con Torino. La partita sembrava mettersi bene, nel primo tempo c'erano state altre occasioni per il Gualdo, addirittura un palo di Torino dopo parata di Criscuolo da 2 metri. Poi il Gualdo nel secondo tempo subiva il gol di Palma, si riversava nella retroguardia avversaria e riusciva a segnare 2 volte nel finale con Di Venanzio, era il 92esimo, sembrava veramente finita, un'ingenuità nel finale ancora una volta della difesa ed era Rocco a determinare il trionfo della Nocerina. Onore alla Nocerina che è una grandissima squadra, onore al Gualdo che ha giocato benissimo nelle 2 partite, oggi avrebbe meritato sicuramente di più, è stato sfortunato, ha colpito un palo, ne aveva colpiti 2 all'andata. È un finale amaro, bisogna essere contenti per questa squadra perché ha dato moltissimo, ma certamente la finale sarebbe stata alla portata del Gualdo che forse era buttata più che nel ritorno nell'andata.